Inizierò trattando un argomento che mi sta abbastanza a cuore perché lo trovo interessante, ovvero i significati del corpo, come il corpo è percepito non solo esclusivamente all'interno della malattia, ma all'interno delle varie differenti culture. Inizio col dire che l'uomo si identifica come un'entità che abita il corpo in comodato d'uso. L'uomo si collega al proprio corpo solo nel caso della malattia. Entità psichica e invece quella somatica, quindi corpo e mente, si uniscono durante l'infanzia con il processo di apprendimento. Mauss parla di tecniche del corpo, ovvero modi con cui l'uomo usa il corpo uniformandosi alla tradizione, alla cultura, alle abitudini. Mentre Mary Douglas invece dice che l'uomo usa il corpo per descrivere e testimoniare qualcosa di sé, e questo comprende anche i sintomi, ovvero il corpo usa i sintomi per comunicare con la psiche. Galimberti invece parla della cultura occidentale, dice che il corpo è un puro organismo, ovvero è considerato tale, perde la sua ambivalenza naturale e sociale. Esistono altri tipi di corpo invece, secondo Shaper e Hughes, ovvero corpo vissuto, sociale e politico. Il corpo sociale è il significato che la società dà al nostro corpo, e questo comprende anche le abitudini, mentre il corpo politico è il ruolo che la politica dà al corpo. Quando si parla di confronto interattivo tra corpi, si intende quel processo che avviene durante la formazione, quando pian pianino avviene la conoscenza del corpo anatomico. Anche un percorso di studi, per esempio, c'è lo studio dell'anatomia, ecco, questo è un percorso di formazione, un confronto interattivo tra corpi, ecco. Le componenti del corpo, secondo Cartesio, sono la res extensa, il corpo, e la res cogitans, che è la mente, e comunicano dunque tramite sintomi. Come ci si avvicina alla res cogitans del paziente? Attraverso l'ascolto e l'osservazione. Quindi è importante ripensare al corpo, ridisegnare il corpo e sviluppare un senso critico nei confronti della logica ospedaliera. È importante che l'infermiere, ed è il punto base del campo d'azione dell'infermiere, occuparsi non solo della medical care, ma anche dell'emotional care. Non esistono ricette, non ci sono soluzioni, ordini, modus operandi da seguire. Bisogna provare per capire come riuscire a connettersi con il paziente, a comprendere. Quello che sappiamo è che non aiuta a mitizzare il tocco, dare dei significati superiori, mistici, esoterici alla relazione, ma nemmeno al corpo, credere che il corpo sia magico e misterioso. Ecco, questo è qualcosa che dobbiamo disincentivare anche nel paziente. Parliamo di due concetti, il caring e il curing. Dunque, mentre il caring è relativo alla relazione, il curing invece è il processo di cura e quindi comprensivo nel nursing. Sia il caring e il curing vanno a costituire il nursing, ovvero la pratica infermieristica. Allora, to cure è il trattamento della disease, quindi dalla malattia da un punto di vista medico, e quindi gesti, parole finalizzate a dare sollievo dalla malattia, mentre to care è prendersi cura, quindi dare attenzione, tecniche di attenzione, comprensiva del dialogo, concetto importante, l'inseparabilità della comunicazione, corporale e della relazione, e anche inseparabilità del gesto tecnico con il gesto simbolico, quindi non solo gesti atti a svolgere uno scopo da un punto di vista medico, ma anche gesti atti alla relazione. L'infermiere media dunque tra medico e malato, ed è questa la sua funzione principale. Quindi ha esperienza in prima persona dell'illness, quindi la sofferenza del malato, ma anche la disease del medico. Non traduce illness e disease, ma gestisce le ambiguità. Si pone quindi da interprete critico.